Un saluto di benvenuto a tutti voi e alla città di Genova, i cui legami storici, economici e culturali con Palermo sono quanto mai vivi e rinnovati anche oggi. Siamo qui a parlare e ad ascoltare, nei modi in cui il momento attuale di emergenza sanitaria ci consente, con i mezzi virtuali che ci uniscono in relazione e ci aggregano culturalmente. Giova sottolineare che la trasversalità dell'insegnamento offre oggi un paradigma di riferimento ampliato rispetto a quello delle classiche discipline. E l'educazione civica, pertanto, ne perfeziona i canoni tradizionali, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale e culturale che si coniuga con le materie di studio per sviluppare processi di bene comune e di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Giorno dopo giorno, sempre più iniziative e quindi anche gli eventi didattici, a causa del momento storico che stiamo attraversando, si realizzano virtualmente. Un modo temporaneo di vivere la didattica, ma di creare comunque partecipazione e condivisione. La pandemia in corso ci ha anche costretti a riflettere sui nostri comportamenti e sul modo di relazionarci nell'auspicio che il prima possibile si possa ritornare alla nostra vita di relazione umana, che è la base di ogni società ed è fondativa della soggettività e degli stessi diritti e doveri che la caratterizzano, e dove la reciprocità è dimensione fondativa dell'uomo. Il progetto che oggi la nostra associazione Archicromie vi offre si chiama La parola nell'arte e abbraccia alcuni ambiti di scambio interculturale in un percorso strategico e metodologico strutturato da un metodo storico consolidato e fruttuoso che si caratterizza in tre azioni specifiche: docere, delectare, movere, insegnare, dilettare, emozionare. Parola ed arte, infatti, camminano in sinergia. L'arte è strumento della parola, che può così leggersi anche senza saper leggere, diletta ed emoziona nella misura in cui la nostra disponibilità all'ascolto dell'immagine si rende aperta all'incontro. L'iniziativa che vi offriamo oggi abbraccia due figure femminili, una viceregina siciliana, Eleonora De Moura, e una nobile scienziata di botanica genovese, Clelia Durazzo, che hanno nei secoli scorsi prodotto azioni concrete per il bene comune secondo i loro carismi e i ruoli che hanno svolto nella società. Nella locandina dell'iniziativa abbiamo scelto il ritratto di una giovane donna, detta Antea, di Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto il Parmigianino, pittore italiano, esponente della corrente manierista e della pittura emiliana in generale dal 1515 al 1538 circa. Antea rappresenta la bellezza femminile idealizzata, capace di elevare lo spettatore ad una dimensione ultraterrena, un'opera che tende a sublimare le caratteristiche del personaggio raffigurato entro contorni di un'immagine assoluta ed enigmatica.
Ma chi è questa donna dallo sguardo impenetrabile e distante, dalla figura apparentemente statica? Alcuni sostengono che Parmigianino conservasse cara nella memoria il bellissimo volto di Antea, splendida cortigiana romana elogiata anche da Pietro Aretino e Benvenuto Cellini. In ogni caso, Antea è l'archetipo di bellezza perfetta, quale incarnazione petrarchesca di Laura. Ed è proprio a Petrarca e alla sua donna tanto amata che Parmigianino si ispira nel dipingere il suo quadro. Petrarca era molto letto e amato nel Rinascimento ed è facile supporre che un'idea di bellezza perfetta e ideale che compendiasse la bellezza femminile e le virtù, elevando l'uomo dalla condizione propriamente terrena del vivere in un'altra dimensione spirituale, avesse fatto breccia nella poetica pittorica dell'artista parmense. Parmigianino, infatti, usava trascrivere versi del Petrarca accanto ai suoi disegni. Abbiamo scelto quest'opera proprio nello spirito di quanto detto. Antea incarna Eleonora e Clelia allo stesso tempo, nella bellezza, nella capacità di governare e nella determinazione di operare nella scienza. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Isaia 62:3. Come recita il profeta Isaia, che vede rifiorire la sua città e ne interpreta la sua forza e la sua bellezza come il dono di Dio, abbiamo scelto questo magnifico versetto biblico come la parola nell'arte dell'opera del Parmigianino, nella visione emblematica di Eleonora e Clelia, donne belle e forti, determinate e incisive nelle loro azioni per il bene comune. Clelia Durazzo Grimaldi è il simbolo genovese di emancipazione femminile. Nobile scienziata di botanica che lascia alla città di Genova un orto botanico, una raccolta di 550 opere scientifiche di cui rimane solo il catalogo manoscritto alla Biblioteca Berio di Genova e un erbario che superava i 5.000 taxa catalogati, conservato oggi al Museo di Storia Naturale Giannettino Doria. Franz von Paula Schrank le dedica un fiore, o più correttamente una specie botanica. Ribattezza la leguminosa Cassia nictitans in Grimaldia assurgens, in onore del suo cognome da sposata, che era appunto Grimaldi. I botanici Casaretto e De Notaris le dedicano due piante, rispettivamente la Clelia e la Pallavicina. La statua di Clelia Durazzo, di Giovan Battista Cevasco, è oggi conservata in una collezione privata. La prima cosa che abbaia in Eleonora è la bellezza, come dice il principe di Ficarazzi, gran capitano di giustizia. Mi imbriacammo della straordinaria bellezza di donna Eleonora e non capimmo più niente. Lo stesso però si rende conto ben presto che non è alla bellezza di donna Eleonora che bisogna prestare attenzione. Nel senso che sta femmina, volendo, poi non fiat a riducirne come a pupi tra le sue mani. Donna Eleonora è un viceré anomalo, un governatore donna che nel 1677 non si era mai visto. Eleonora de Moura governa in modo visionario e innovativo e lo sa fare con determinazione, autorevolezza, sensibilità e intelligenza. Abbassa il prezzo del pane,
diminuisce le tasse per i più poveri, dispone una dote per le giovani povere e disagiate. La sua destituzione è causata dal suo essere donna e in quanto tale impossibilitata ad assumere l'autorità di legato papale, titolo indivisibile da quello di viceré. A sollevare la questione è il vescovo di Palermo, escluso dal Sacro Regio Consiglio proprio da Donna Eleonora, che si lamenta di essere da lei perseguitato. Donna Eleonora invece merita ampio rispetto per tutto ciò che riesce a realizzare nel suo brevissimo e complicato periodo di governo della Sicilia, come ci racconta Camilleri nella sua Rivoluzione della Luna, che è di 28 giorni e tali sono i giorni di governo a lei concessi. In quel breve tempo i provvedimenti del viceré Donna Eleonora furono numerosi e ripararono ad alcune indegnità dei precedenti governi. Calmierare il prezzo del pane, istituire la figura del magistrato di commercio, mettere in atto provvedimenti a favore delle donne, ripristinare il conservatorio per le vergini pericolanti e per le vecchie prostitute, destinare somme della dote reggia al conservatorio delle Maddalene pentite. Sono infatti i provvedimenti che in 28 giorni, con autorevolezza, diventano miracolosamente esecutivi. A conclusione di questa iniziativa, vi invitiamo a leggere il capolavoro dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, La Rivoluzione della Luna. Perché Eleonora de Moura è realmente esistita e in questo romanzo, oltre ad essere diventata un personaggio letterario, le viene restituita piena memoria storica e le viene reso onore nel riconoscere la sua capacità di prendere decisioni a favore del popolo e la sua determinazione nel contrapporsi a chi la riteneva un ostacolo agli interessi personali. Ringraziamo il dirigente scolastico professor Alessandro Pozzo e la docenza tutta per questa opportunità di condivisione. Nel salutarci non ci resta quindi che augurare buona lettura e ad maiora semper.